Buongiorno a tutti e buona domenica. Oggi sono qui in cucina a fare il video perché devo presentarvi una nuova persona che fa parte della famiglia Mesilida 001, anzi, o meglio, un animale che è entrato a far parte appunto della famiglia Mesilida. E l'animale in questione è una gattina dolcissima di 40 giorni che abbiamo deciso di chiamare Audrey, come Audrey Hepburn, e appunto è da 2 giorni che fa parte della nostra famiglia. Vi racconto, prima di farvela vedere, un pochino la sua storia, anzi un po' la storia in generale, ecco. Io e mio fidanzato è quasi un anno che abitiamo in questa casa, facciamo un anno esattamente il 26 settembre, che siamo nella casa nuova dove appunto siamo venuti a convivere insieme. E a entrambi piacciono tantissimo gli animali, in particolar modo i cani, e quindi abbiamo sempre comunque discusso insieme la questione di avere poi in futuro un cane in casa. E ovviamente se ne discute perché avere un animale in casa comporta comunque delle spese e quindi bisogna essere comunque già in grado di poter sostenere, oltre alle spese di casa, anche quelle poi di un eventuale animale, perché si sa che quando si ha un animale in casa va tenuto bene, quindi visite dal veterinario, pappa, giochini, insomma tutte le cose che deve avere comunque un animale. E quindi appunto ne abbiamo sempre parlato, ma non abbiamo mai preso, anche se lui, devo dire la verità, da come siamo entrati in casa già dall'anno scorso voleva subito prendere un cane. Però abbiamo detto, la casa è comunque nuova e anche un cane cucciolo comunque può fare i suoi danni, cerchiamo di godercela almeno un po', ecco. E quindi appunto abbiamo deciso di aspettare. Poi cosa succede? Giovedì sera il mio fidanzato arriva a casa da lavoro e arriva con una scatola in mano di quelli del vino contenenti le classiche 6 bottiglie. E io quando lo vedo dico, aspetta che prendo le bottiglie così le sistemo, perché noi in cucina abbiamo appunto un portabottiglie, ho detto le metto via. E lui mi ha detto, no, tranquilla, faccio poi io. E io alla cosa non ho dato peso, anzi ho detto, che carino, che gentile, va bene, ok. E in realtà poi lui va in sala e esce dalla sala e imbraccia una gattina. Quindi nella scatola non c'era una bottiglia di vino, ma c'era una gattina. Devo dire la verità, la mia reazione all'inizio non è stata per niente positiva e lui infatti ci è rimasto molto male, perché pensava che vedendo comunque un animale tra l'altro piccolissimo, avessi comunque, diciamo, il cuore che batteva e diventava piccino, e mi emozionavo e comunque sarei stata contenta della sua sorpresa. In realtà appunto ho avuto una reazione piuttosto negativa, perché ho pensato, cavolo, abbiamo detto che aspettavamo per un cane, abbiamo la casa nuova e poi prendiamo un gatto, che i gatti comunque tendenzialmente si fanno le unghie un po' dappertutto e comunque insomma è una spesa che adesso volevamo comunque ponderare, e quindi insomma non è stata proprio una bella reazione. Lui poverino ci è rimasto molto molto male. In realtà il giorno dopo ero già innamorata della gattina e quindi comunque abbiamo deciso di tenerla. E il pomeriggio l'ho subito portata dal veterinario, è già stata sverminata, ci ha preso l'antipulci, ha già fatto l'anticimurro, adesso poi a ottobre-novembre farà gli altri 2 vaccini obbligatori che deve fare. Poi, essendo che la gattina starà sempre in appartamento, non avrà bisogno di grosse vaccinazioni. Però è già stracoccolata, perché ha già il suo grattino, i suoi giochini, la sua ciotolina, la sua cuccia, la sua lettiera, quindi insomma alla fine ormai fa già parte della famiglia. E ovviamente cerchiamo di starci sempre attenti, in modo che quando deve fare i bisogni li faccia nella sua lettiera, e quando vuole farsi le unghie comunque giocare non vada a rovinare cose della casa. Già ieri sera l'ho vista andare verso le tende in sala e io ho battuto le mani per farle capire che lì non deve andare. E quando appunto ci trasferiamo da una stanza all'altra, che lei viene con noi, che la portiamo noi perché lei è ancora piccina, è ancora un po' fifona e da sola ancora non vaga tanto per casa, porto comunque sempre il gattino, in modo che lei sia sempre stimolata a usare quello e non a usare altro. E comunque per i primi tempi, quando usciamo di casa, la camera e la sala le teniamo chiuse, in modo che appunto non ci siano rischi. Però è dolcissima, è un amore. Adesso è qua che sta giocando, ora ve la faccio vedere, ve la presento appunto. Aspettate che mi appasso. Audrey, fatti vedere. Audrey, eccola qua, questo amore dolcissimo che gioca. Audrey, fatti vedere come sei bella. È una giocherellona di primo grado proprio. È di un vivace, di un attivo questa gattina. Anche di notte, no, queste unghiacce. Gioca di veramente tantissimo, gioca con le lenzuola, gioca col grattino, ovviamente sempre sotto la nostra attenzione, perché appunto non vogliamo che danneggi nulla, però è veramente un amore, guardatela come si fa a non volergli bene.
Odri, Odri, saluta. È ancora un pochino spaesata e un pochino impaurita, come vedete dirà, ma cosa fa questa, mi riprende? Eccomi, sono di nuovo io e niente, appunto, questa è Odri. Spero che il video vi sia piaciuto, anzi che Odri vi sia piaciuta, e la vedrete sicuramente in altri video, perché poi spero che appunto inizi a vagare da sola per casa e farsi vedere anche nei video. E niente, per oggi è tutto, vi mando un grosso bacio, vi auguro ancora buona domenica, ciao!